Un saluto a tutti gli utenti di Console Tribe, io sono Luca e vi do il benvenuto in questo nuovo video let's play. Ci dedichiamo a Micro Machine World Series, il nuovo videogioco di Codemaster dedicato al celebre brand di automobiline giocattolo, che ritorna dopo aver saltato lo scenario videoludico per diversi anni. Allora, innanzitutto partiamo dal menu di gioco. Qui vabbè, il classico menu dove potete vedere il vostro livello, cambiare il vostro titolo, le classifiche che poi arriveranno in futuro con le stagioni che appunto arriveranno tra una novantina di giorni, classiche loot box per ottenere il bottino e quindi skin e altri oggetti per i propri mezzi. Eccoli qui, i mezzi ne sono circa 12, non circa, ne sono 12. Ognuno con le proprie skin. Vedete qui ad esempio c'è la macchina di James Bond, che ha, vedete, diverse skin. Eccole qui, tutti i vari elementi estetici da acquistare o con le monete del gioco oppure da sbloccare appunto tramite le loot box, che si ottengono ogni qualvolta si aumenta di livello. Quindi ogni level up, insomma, ottenere una loot box, e in più potete ottenere una loot box aggiuntiva partecipando agli eventi speciali e quindi completandoli almeno una volta. Vedi, adesso vi sto facendo vedere un po' di cose, un po' di skin varie, un pochino, insomma, tutti i vari modelli di auto inclusi nel gioco. Quando fate le modalità classiche, come ad esempio la gara o l'eliminazione, cioè quelle basate sulla velocità, le auto sono praticamente tutte uguali, mentre cambiano quando poi Vieni come un cazzo andate nella forte, modalità battaglia, ma questo combatti lo per sempre. vedremo più avanti. Comunque vedete, skin, varie targhette, effetti audio, i timbri per la lapide. Questo quando uccidete un giocatore gli esce questo timbro. E poi le modalità, eccole qui. Quindi vi dicevo, eventi speciali che vi permettono di giocare una serie di, anzi, una gara utilizzando alcune regole speciali. Ad esempio questa qui che ho fatto io mi chiedeva di cambiare auto a ogni morte. Qui invece c'è il multiplayer locale che supporta un massimo di 4 giocatori. E poi c'è la partita veloce. A fianco c'è la partita classificata, che però inizierà tra una novantina di giorni. E poi c'è la partita veloce, che invece vi permette di affrontare gare con un massimo di gare che supportano un massimo di 12 giocatori. Lo preciso subito, il gioco è solamente online, quindi non ci sono modalità single player. Addirittura il gioco, quando non trova tutti e 12 i giocatori, ci mette qualche utente controllato dall'intelligenza artificiale, però è completamente in multiplayer. Qui quella che vi sto facendo vedere adesso è la modalità battaglia, che praticamente, diciamo, è una sorta di Overwatch in salsa automobilistica. Quindi ci sono modalità come cattura la bandiera, re della collina e team deathmatch, con due squadre da 6 giocatori. Voi dovete scegliere la vostra automobilina. Ogni auto praticamente ha le sue abilità, armi e quindi caratteristiche uniche. Ad esempio, l'auto di Aston Martin. Io qui ho cercato di farvi vedere un po' tutte le automobiline, ragazzi. Qualcuna l'ho saltata, però ho cercato, insomma, di variare quanto più possibile. Ad esempio, l'Aston Martin, che utilizza questo mitra, c'ha poi la granata stordente e la possibilità di diventare invisibile con il tasto B. Inoltre c'è un'altra abilità che si ricarica pian piano con il tasto Y, che vi permette di utilizzare la classica abilità super. No, ragazzi, prendete Overwatch, i vari MOBA come esempio, insomma. Poi dopo vi farò vedere qualche altra automobilina. La macchina di Aston Martin praticamente non ve l'ho fatta neanche vedere, quindi utilizziamola un altro pochino. Questa tra l'altro è la mia Vieni come un preferita, cazzo. lo ammetto, è la mia preferita. Qui allora che bisogna fare? Capture the flag, quindi Vieni come bisogna, un vedete, in cazzo. basso a destra c'è anche la mappa, bisogna andare a rubare la bandiera degli avversari e portarla ovviamente Bandiera a casa nemica propria. presa. Ho preso la bandiera. Come potete Vieni come intuire, in un sto cazzo. gioco, se non Porta a collaborate con gli casa la amici, si bandiera. muore in un istante. Bandiera Infatti, nemica là c'erano presa. 3 Bandiera avversari che mi nemica hanno presa. ammazzato. Cambiamo auto, cosa vi faccio vedere? Vedete quante sono? Bandiera Tutte nemica molto consegnata. caratterizzate. Cioè, questo ad esempio è una macchina di supporto, perché puoi installare con il tasto X Bandiera delle presa. torrette e utilizza come arma principale una sorta di lanciagranate, diciamo così. Vedete? Ho posizionato la Bandiera nemica presa. torretta e lui come
vede qualcosa, attacca. Anzi, più che un personaggio di supporto, un personaggio di difesa, come in Overwatch, appunto. Ci sono poi vari tank, assaltatori e così via, insomma. Questo è un altro oggetto di supporto di un'altra auto, che adesso non mi ricordo quale. Bandiera, qui ci sono mine. Ecco qua, vediamo se ci riusciamo a prendere la bandiera. Mi sa di no, perché già mi stanno sparando. Tra l'altro, quando tenete la bandiera non potete neanche utilizzare le abilità speciali. Quindi siete praticamente fregati. O non potevo usare le abilità perché mi avevano colpito lì, adesso non mi ricordo. Forse perché mi avevano colpito con l'attacco assordante. Ok, cambiamo ancora auto. Questo utilizza un fucile a pompa, un gancio per attaccarsi al nemico. E quindi quando vi avvicinate al nemico col fucile a pompa gli fate più danni, ovviamente. E poi col tasto B una sorta di terremoto per stordire per un attimo i propri avversari. Il gioco, ragazzi, è un arcade puro, molto semplice, divertente, intuitivo. E a me mi sono bastate due partite per prenderci la mano, davvero. Cioè, è di una semplicità disarmante ed è bello proprio per questo. Io mi sono divertito tantissimo durante lo scorso weekend, ci ho giocato molto, sono arrivato a livello 10. Questa praticamente è stata una delle ultime partite che ho registrato, che ho giocato prima di fare questo video let's play. Poi dopo vi farò vedere delle video, dei video, scusatemi, registrati durante le prime fasi di gioco. Infatti era tipo livello 4-5. Ecco qua, vedete, qui ho afferrato il nemico col gancio, mi ci sono avvicinato e adesso lo posso colpire. Lui però si è preso l'energia, quindi mi ha fregato, maledetto. Poi bisogna anche conoscere un pochino le mappe. Le mappe sono tutte molto carine, riprendono tutte location molto casalinghe. Ci sono cucine, banchi di lavoro con seghe. Questo, se non mi sbaglio, è, sì, questo è un tavolo da poker. Molto carina l'ambientazione, ce ne sono in tutto 15, ce ne sono. C'hanno poi le loro scorciatoie, quindi comunque bisogna imparare bene la mappa, perché appunto bisogna sfruttare al meglio quello che vi offre, no? Quindi se sapete che c'è una scorciatoia, prendetela magari, perché così potete avvicinarvi maggiormente al vostro obiettivo. Il problema del gioco è, appunto, come dicevo, molto divertente. Prima di passare alle altre modalità, dato che questa dura un po' di più, parliamo un po' in generale del gioco. Il problema di questo Micro Machine World Series riguarda la scarsezza di contenuti. Dato che si tratta in sostanza di un gioco solo multiplayer, le modalità offerte sono solo tre, quindi gara, battaglia ed eliminazione. Quindi, diciamo, è un gioco che strizza tantissimo l'occhio ai classici dell'eSport, per intenderci. Quindi ci sarà poi, appunto, tutta la stagione classificata. Se giocherò a fortuna, magari Codemaster proverà a spingere anche in ambito eSports. Ragazzi, l'esempio lampante è Rocket League, che è diventato uno dei giochi principali, voglio dire, per quanto riguarda l'eSport in questa tipologia di giochi. Comunque è un gioco molto più puntato sulla competizione, no? Allora, questa è un'ambulanza. L'ambulanza cosa fa? Spara sto laser contro i nemici, può con il tasto X curare i propri compagni e con il B, se non mi sbaglio, indebolire le abilità degli avversari. Ecco, sono già morti. Benissimo, vabbè, là sono stato io stupido. Vedete, questi sono giocatori controllati dall'intelligenza artificiale. Chi ci prendiamo adesso? Ci prendiamo il camion dei pompieri. Camion dei pompieri che può... no, non può congelare, però... dato che poi potete anche dare fuoco ai nemici, quindi dargli tutta una serie di... come dire, attacchi che insomma li indeboliscono col tempo, perché ovviamente dando fuoco alle macchine queste piano piano perdono energia. Ad esempio i pompieri possono limitare i danni, quindi spegnere l'incendio sugli avversari e così via. Quindi anche qui fanno un po' da supporto, però hanno anche una buona abilità offensiva, devo dire. Questa è una delle mie preferite.
adesso è una, un hacker a tutti gli effetti. Hackerando i nemici può disattivare le loro abilità, poi col tasto B invece attiva il, una sorta di raggio che indebolisce, o meglio che una sorta di muro più che un raggio, che comunque quando i nemici ci passano attraverso vengono rallentati e quindi indeboliti. Andiamoci a prendere sta cavolo di bandiera, dai. Bandiera nemica presa. Ho preso la bandiera. Quindi vi dicevo, pochi contenuti in questo Micro Machine War Series, purtroppo, prendiamoci l'energia intanto, e lo rendono quindi un gioco fortemente consigliato solo agli amanti del multiplayer, perché appunto in single player non c'è praticamente nulla. Se avete, che ne so, degli amici con cui giocarlo sul divano, risulta un'esperienza assolutamente divertente. Però, insomma, la sua mancanza di contenuti fa un pochino pesare sulla valutazione finale. Abbiamo preso la bandiera, grandissimi. Anzi, grandissimo, perché l'ho presa solo io. I miei compagni non hanno fatto nulla. Non mi hanno dato neanche supporto, a quanto pare. Bandiera consegnata. E quindi, dicevo, sì, da una parte quindi sti contenuti sono pochi, però c'è anche da dire un'altra cosa. La recensione la trovate già su Console Drive con tutti i dettagli. Il prezzo comunque è abbastanza basso, siamo sui 30-40 euro se non mi sbaglio. Anzi, in digitale costa 30 euro, forse qualcosa in più la versione retail. Quindi comunque il prezzo budget potrebbe magari qualcuno invogliarlo a, ad acquistare il gioco. Perché comunque, come vi dicevo, è super divertente, non vi annoiate mai. Certo, alla lunga magari fare sempre le stesse modalità, le stesse partite può magari portare un po' alla noia. Però devo dire che il suo gameplay super veloce, perché appunto le partite non durano tantissimo, battaglia quanto dura, massimo 10 minuti, devo dire lo rendono un gioco perfetto quando magari si hanno 20 minuti da dedicare al gaming. Dico, non mi va di farmi il gioco con la storia perché appunto richiede tanto tempo, mi metto a fare magari una partita a Micro Machine World Series. Sì, qua la bandiera non me la fa posizionare perché ci sta un'altra bandiera in viaggio, semplicemente quello. Quindi fin quando la bandiera... Sì, non l'ho mai capita io sta cosa, come funziona, perché sono tutte e due le bandiere, vedete, in consegna. E quindi siamo lì fermi. Bandiera persa. Bandiera presa. Ok, la squadra nemica ha la tua bandiera. Siamo qua fermi, benissimo. Bandiera persa. Sì, adesso siamo pure morti, mamma mia. Proviamo a cambiare un attimo macchina. Ci sono poi le macchine di G.I. Joe. Questa qui che ho preso è una macchina di G.I. Joe. Ma anche il carro armato, se non mi sbaglio, è di G.I. Joe. Finita la partita, benissimo. Quindi abbiamo vinto. La modalità di battaglia comunque è molto divertente. L'unico problema, sì, io qua ho giocato con tutti i giocatori dell'intelligenza artificiale, perché il gioco quando non trova giocatori vi fa giocare comunque, utilizzando l'IA. Il matchmaking comunque, mo, a parte qualche appunto episodio come questo, a me mi è parso piuttosto buono. Mi ha sempre fatto stare un massimo 30 secondi, non di più. Questa è una gara classica, ragazzi. Quindi vedete, ci sono i vari oggetti da raccogliere, le armi da raccogliere sparse per lo schermo. Bisogna ovviamente conoscere un minimo il tracciato per non fare brutte figure, però come dicevo il feeling è molto arcade, molto semplice, davvero vi permette di divertirvi e di impratichirvi col gioco dopo due partite veramente. Torniamo un attimo alla modalità battaglia, molto divertente, veloce. L'unico problema riguarda il bilanciamento, perché è un pochino molto sbilanciato questo Micro Machine Wars nel battle mode. Quindi merita assolutamente di essere rivisto il bilanciamento delle varie auto. Però sicuramente queste sono cose che gli sviluppatori come al solito aggiustano col tempo, sperando ovviamente che Micro Machine venga supportato. Modalità classica questa, quindi la gara, dove si devono fare 5 giri. Vedete, io poi qua sono stato abbastanza abile. In sto gioco poi si frena molto poco, ragazzi, quasi mai. Poi quando siete primi evitate sempre le mazzate, così le cosiddette mazzate si riescono sempre a evitare. Intanto abbiamo ucciso anche un giocatore.
Peccato che ci sono poche armi in questa modalità. Sì, ci sono praticamente queste bombe che si tirano all'indietro. C'è una sorta di martello e una pistoletta stordente che però uccide gli avversari se colpiti in continuazione. Potevano metterci qualcosina in più, sicuramente, ispirandosi magari a un altro classico come Mario Kart. Però qua proprio stiamo andando in scioltezza, ma questa comunque è una delle mie piste preferite. Qui ero però a livello 4, livello 5, quindi ero abbastanza alle prime armi, diciamo così. Proprio a testimonianza del fatto che il gioco è così semplice e intuitivo che lo imparate in un attimo. E addirittura qua abbiamo doppiato gli avversari, ragazzi. Comparto grafico molto colorato, molto semplice, frame rate solido, matchmaking, vi dicevo, mi è sembrato sempre abbastanza buono. Netcode piuttosto stabile, ci sono stati sporadici problemi di lag, però in generale l'esperienza online mi è sembrata piuttosto solida. Sicuramente migliorerà nei prossimi giorni o settimane. E addirittura qua Tris di Camion dei Pompieri, che meraviglia. Ecco qua, sì, ero a livello 4, vedete, poi finita la partita, ottenete punti esperienza, così andate ad aumentare il vostro livello. E una volta salito di livello ottenete la loot box. Direi che possiamo uscire e andare a vedere l'ultima modalità, la modalità eliminazione. Eliminazione in sostanza, ragazzi, è una variante della classica modalità gara. Vedete, qua già era una partita in corsa. Qual è però la differenza? In eliminazione non si fa una singola gara, ma praticamente è divisa in round, dove i giocatori gareggiano appunto tra loro. La telecamera segue solo il primo classificato, così quando gli altri escono dall'inquadratura praticamente vengono eliminati. Il primo, vedete in alto c'è poi questa barra, chi arriva per primo alla bandiera a scacchi vince la partita. Come si fa ad arrivare alla bandiera a scacchi? Ovviamente cercando di arrivare nei primi tre posti, perché il primo ottiene 3 punti, quindi avanza di 3 caselle. Il secondo ne ottiene 2, così, quindi avanza di 2 caselle. E il terzo ne ottiene un solo punto e quindi avanza di una sola casella. Mentre il quarto, quinto e sesto perdono 1, 2 o 3 caselle in base appunto al posizionamento. Poi a un certo punto, quando la partita va un po' per le lunghe, arrivano i tempi supplementari. Quindi cosa succede? Che i primi tre ottengono sempre i loro soliti punti, mentre quarto, quinto e sesto non perdono punti, quindi non perdono posizione. E quindi la partita prima o poi si avvicina sempre più alla conclusione. Vedete qua, mi hanno fatto uscire fuori dall'inquadratura e quindi il giocatore qui ha vinto, il viola Jetro. Vedete, qui ci sono 3 giocatori normali, cioè 3 giocatori umani e 3 controllati dall'intelligenza artificiale. Io mi prendevo sempre la mia classica Aston Martin, bellissima, che io adoro. Senza offesa. Anche qui la pista bisogna sapere. Qui soprattutto la pista bisogna saperla conoscere alla perfezione, perché perché appunto si esce a un certo punto, si rischia di uscire un po' dall'inquadratura, quindi bisogna ricordarsi precisamente come affrontare una curva. È una modalità molto molto carina, forse la più lunga delle 3 proposte, perché certe volte questa modalità può veramente durare fino allo sfinimento. Però veramente è divertentissima, io mi sono fatto le meglio risate durante la mia prova. Vedete, adesso sono iniziati i tempi supplementari, ci siamo io e che sono il verde e il giallo praticamente su proprio lì per vincere. Sì, qua ho fatto una figuraccia perché sono uscito fuori come un idiota. Il giallo rischia di vincere, il giallo, perché se il giallo arriva secondo praticamente ha vinto. Oh, attenzione, non è arrivato secondo, è arrivato terzo. È arrivato terzo, quindi si prende un solo punto. Eh sì, si prende solo punto e la gara è ancora aperta. 3, 2, 1, via! Eccoci qua, forse questo è l'ultimo giro. Se vinco, mi sono portato a casa la vittoria. Poi i bastardelli ci sono, ragazzi. E infatti,
sono riuscito a vincere, ragazzi. Grande. E nulla. Quindi, se vi piacciono i racing arcade semplici e divertenti, Micro Machine è il gioco che può fare per voi. La recensione completa la trovate sul sito. Io vi ringrazio per aver seguito questo video e noi ci vediamo al prossimo Let's Play, ragazzi. Ciao a tutti!